Double Face, ragazzi, e benvenuti in questa nuova parte di Mario The Music Box Arc, la 12 per l'esattezza. Nella scorsa parte siamo riusciti a scampare alla morte dopo che Luigi ha tentato di ucciderci, perché non si sa, forse uno spettro ha preso il controllo del suo corpo, ti pareva sta arrivando qualcuno, ma poi abbiamo visto un fantasma di Principessa Peach che non era Principessa Peach ma era la maid di Marchionne, che è identico a Mario. Siamo andati in questa casa per vedere cosa ci fosse, abbiamo trovato il diario di Riba che raccontava di come ha ucciso i genitori di Marchionne e ora siamo in questa situazione. Devo nascondermi. Dove minchia mi nascondo? Che palle. Quando mi chiede di... Ok. No, sotto al letto sgamatissimo, dai. Sì, nascondiamoci qua. Dai, sotto al letto mi beccherebbero subito. C'è qualcuno qui? È forse Riba? Se è lui non dovrei fargli sapere che sono qui. So che sei qua dentro, non... ma come fai a sapere sempre tutto te, scusami? Non cercare di nasconderti. Se vieni fuori ti prometto di non farti del male, certo. Dovrei veramente fidarmi di lui? Non dovrei dopo ciò che mi ha fatto, io rimango infatti. Suppongo che dopo tutto non ci sia nessuno qui. Forza, vattene. E invece ci apre, no. Per fortuna se n'è andato. No, pensavo avesse chiuso per finta. Ci è mancato poco. Cioè, sarebbe stato furbo da parte sua. Ma comunque. Oh, attenzione, Memory Fragment 6. Non abbiamo saltato uno. Merda, mi sa che ne abbiamo saltato uno. Oddio, tu. Che cazzo è un Temptress? No, aspetta. Ah, ok, tentatrice. Ok, scusate, mi è venuto in mente mentre volevo andare a cercare. Quel coltello non è proprio dei migliori. Ha visto giorni migliori sicuramente, ma ok. Sei solo una tentatrice, hai sedotto Riba. Non posso credere che tu abbia avuto un figlio con lui. È il mio uomo. Devi aver capito male. Riba è mio marito. Bugiarda, bugiarda. Riba non uscirebbe mai con una schifosa come te. Aggiusterò questo da sola. Mi assicurerò che tu non ti intrometta mai più nella sua via, nella sua strada. Riba è mio e mio e basta. Non mi interessa se lui ti ha sposato. Niente, mi verrà portato via. Ok, sì. Mi ha promesso di rimanere con me. Finalmente, ora che tu sei uscita dai miei piedi, è tempo di bruciare tutto. Brucia, brucia, brucia! E vabbè, qui ognuno ammazza tutti. No, un bambino che piange. Dopo essere stato per qualche minuto ad aspettare che il fuoco consumasse questo posto, ho cominciato a sentire il pianto di un bambino. Quel maledetto bambino, spero che bruci vivo. Elizabeth! Elizabeth! Riba è tornato? No! Elizabeth, ti prego, dimmi che non sei qua dentro! Riba! Alice, ma che stai facendo qua dentro? Elizabeth è con te? E Anna? Anna me lo ricordo come nome. Forse c'era anche Elizabeth effettivamente, chi se lo ricorda, ragazzi. Riba, sono qui, posso a malapena vedere. Prendi Elizabeth ed Anna ed esci di qui. Elizabeth, Anna, è tutto ciò di cui gli importa. Devo salvare il bambino. Se Riva scopre che ho ucciso Elizabeth, non rimarrà più con me. Devo salvare almeno il bambino dalle fiamme. Sbrigati, vieni fuori. Grazie al cielo sei qui. Ho sentito un bambino che piangeva nella casa che stava prendendo fuoco. Dov'è Elizabeth? Sta bene? È ancora lì dentro? Riva, lei era già morta. Non era più viva quando ho preso Anna, figlia di puttana. No, perché? Perché è dovuto accadere. Va tutto bene adesso, sono qui. E tua figlia è qui, e anche lei qui. E tutto andrà per il meglio. Brutto, e quindi è per questo che Anna è la figlia adottiva di Alice? Può darsi. Il mio corpo sta tremando da solo. Questo comincia a spaventarmi. Ora, io chissà che ho... sbagliate, perché infatti ci manca un memory fragment, cazzo. Però caspita, se ce ne manca uno solo non dovremmo essere lontani dalla fine della route. Però
Se riguardiamo la Destiny mappa, invece mi sa di sì. Infatti, com'è possibile? Ci deve essere qualcosa che farà da plot twist, diciamo. Vediamo, vediamo. Allora, comunque alla fine penso di aver fatto bene ad andare in questa casa, anche se forse avrei dovuto andarci più tardi. Però non sapendo se cioè, visto che c'era tutta quella sequenza di eventi che stava portando dal fantasma di Peach, ho detto, fermiamoci un attimo prima che sia troppo tardi. Credi che sia giusto essere avidi, facendo pagare gli altri, diciamo, a spese degli altri, ecco. Non lo so, sicuramente no. ci sono un sacco di fiammelle qui in giro perché la mia umanità era in vendita e l'ho venduta. The fuck? In quel momento sono caduto nella disperazione, diciamo. Ok. Prezzo. C'è qualcosa di questa immagine sulla quale non posso mettere il mio dito? O forse è un, tipo una metafora per dire che non mi convince? È come se percepissi sempre più tristezza, tanto più la guardo. Strano. È tutto strano in questo posto, caro Mario. E nient'altro, ok, questa casa magari contiene solo questi spiriti che non ho capito il senso, ma va bene. Giustamente è tutto rotto tranne questo, va bene. Nintendo, perché non fai anche te giochi del genere? I do not know. Qua si può entrare, immagino. C'è una porta qua, ma non c'è modo di aprirla. Bughino, perché sono sopra la staccionata e questa cosa non va bene. Comunque mi piace il fatto che ci siano aree così grandi e ben curate comunque da esplorare. Faccio i miei complimenti a Jessica e a tutto il team Ari perché è veramente un buon lavoro. Ah, qua manca un'altra porta, attenzione. Dobbiamo capire come arrivarci. Questa invece è la casa di Riba, credo. No? Che posto Che cazzo, dove siamo finiti stavolta? Sicuramente questa non è la casa di Riba. Ah, ok, non Residence 4, tra l'altro. Fiammelle dappertutto. La mia intera famiglia è stata uccisa dal Marchionne. Sono contento che si abbia ricevuto ciò che si meritava. Mamma mia. Posso sentire ancora il dolore che bruciante della mia esecuzione. Ti prego, aiutami. Mamma mia, ragazzi, oh, un po' di allegria qui. Ti serve dell'aiuto? Forse qualcosa posso fare. Ah, ok. Misery's Name, il nome della miseria. Allora, Memory Fragment, facciamo così. Il primo frammento era nei sotterranei della casa di Aduraice. Ok. Sì, ho capito, ma fammi. Ok, second fragment. Il secondo era nei sewers, ma mi sta dicendo semplicemente dove andare a trovare. Però io li ho già trovati, amico. Li ho trovati per fortuna, ma vabbè, Misery's Name. Prova a leggere alcune delle note di Misery, ma non so chi è. Attento a non leggerne troppe. Sto procedendo nell'ordine sbagliato, vero? Tre spiriti potenti bloccano la via verso la chiesa di questa città. Dovrebbero bastare tre artefatti delle streghe per mandarli via. Vuoto. Interessante. Ero meravigliosa e giovane. Ciò mi fa mancare il tempo in cui ero viva. Fino a quando non sono stata uccisa. Fa male, va bene. Tutte anime senza speranza e nel dolore, nell'agonia. Non do colpa a Marchionne. Ha dovuto passarne tante. Diciamo che forse c'erano delle altre ragioni dietro che non comprendiamo. Ok. Vattene da me. Mamma mia, ragazzi. Come sei rude. Quindi gli spiriti, vabbè, l'avevamo già detto. Cioè, gli spiriti rossi, in questo caso le fiammelle rosse, sono più cattive, più aggressive. Mentre quelle blu più normali. E basta, direi. Sì. Quindi si può andare dalla maid. Perché la città abbiamo esplorata tutta, credo. Diamo giusto una controllata negli angoli, ma.
Verso la foresta silente. No, non ancora, aspetta. Allora, qui è dove eravamo scappati l'altra volta. Ok, salviamo qui. Se non sbaglio. Sì, infatti, non meglio non tornare qua dentro. Allora va bene, possiamo procedere verso la casa dove è entrata Peach. O almeno l'antenata di Peach o quel che è. Al mio amore, ti ho ammirato per molto tempo. Sta host, da quanto non la sentiva. Da quanto non la sentivo, aiuto. mi hai dato tutto ciò che volevo. Ma sono preoccupata per te. Ti vedo che lavori giorno e notte senza riposarti. Questo mi fa preoccupare molto per la tua salute. E recentemente sei stato sempre molto stressato. Questo non è Memory Fragment, però. Peach si chiamava Aurora. Va bene. Marchionne, sta bene? Gasp. Marchionne. Snor. Mamma mia, mi sono belli questi disegni. Oh, Marchionne. Ecco una coperta per te. La prossima volta, per favore, però, vai a letto. Dormire in questo modo ti fa male. Oh, Marchionne. Vorrei tanto che tu non avessi da lavorare così duramente. Vorrei tanto che potessimo stare insieme. Non morire, non mi lasciare qua tutta sola. Perché io ti amo. Era quello che c'è scritto anche nella sua camera, quindi... ho di nuovo un brutto presentimento. Salviamo di nuovo, non vorrei morire per un qualche motivo ignoto. Ok. Un tavolo, Dorothy... Un'altra nota. Ogni giorno provo a mostrare affetto verso Marchionne, ma sembra quasi che non lo noti mai. Non so più cosa fare. Presto, cioè da poco ho iniziato ad uscire con suo fratello gemello e anche piuttosto spesso. Venivo sempre lasciata da sola. Vorrei che stesse insieme a me più spesso. Forse non significo nulla per lui? Gli importo qualcosa? Come posso fargli capire che voglio essere la sua amante? Beh, dicendoglielo. Forse perché sono una strega. Ma è vedete il genio? Riba l'aveva capito che era una strega questa qui. Perché era chiaro, no? Era chiaro, era ovvio, certo. Ma certo, come potrebbe amare una strega? Le cose che... ciò che lui odia di più. Come ho potuto essere così sciocca nel pensare che mi avrebbe amato? Mica, comunque da una pagina all'altra hai cambiato completamente atteggiamento, zia, stai calma. Non mi dimenticherò mai il giorno in cui mi ha assunto. Mi ha dato il nuovo nome Aurora. In quello mio precedente non lo sapremo mai. Ecco chi era Misery, ok. Ora abbiamo capito quello che ci dicevano gli spiriti. Per favore, non lasciare che mi uccidano. Non ho fatto niente di sbagliato. Mi dispiace. Non scendo a patti con le streghe. Che poi Misery è tipo un nome di default per le streghe. No, perché anche in Cave Story, che è un gioco fantastico, c'è un personaggio che è una strega che si chiama Misery. Poi può darsi sia un luogo comune, non lo conoscevo, va bene. Si impara sempre qualcosa. Non volevo esserlo, cioè non ho scelto di essere una strega. Ascoltami, sono nata e cresciuta come tale, ma non ho mai voluto essere una di loro. Ti prego, non voglio morire come loro. Volevo solo vivere una vita normale. La prego, signore, la prego. Qual è il tuo nome? Misery. Da ora in poi il tuo nome sarà Aurora. E non dovrai rivelare la tua identità a nessuno in città, capito? Ok, interessante. L'aria si fa sempre più pesante. Rotto. È vuoto. E qua invece c'è Aurora. Per favore, parlami. Devo trovare un'uscita. Mio fratello non si trova bene in questo posto. Anche... Questo è un misto tra girare il coltello nella piaga e Frienzo, praticamente. Anche Marchionne si preoccupava sempre di suo fratello. Non mi dava più tanta attenzione quando è arrivato suo fratello. Pensaci un po'. Gli assomigli molto. Se vuoi il mio aiuto,
Devi prima dirmi il mio vero nome. Misery. Ora, se lo vuoi scritto tutto in minuscolo, tutto in maiuscolo, comunque in un modo diverso da quello che scriverò ora, ti uccido. Ti uccido perché non sopporto sta cosa. Deve essere case insensitive la scrittura di nomi e cose simili. Dov'è la R? Eccola qui. Questo è il tuo vero nome. Non ci potevi credere, eh? Allora sei davvero tu, Marchionne? No! Ti amo. Sono così dispiaciuta di non essere riuscita a salvarti. Se solo mi avessi lasciato usare la mia magia, ti avrei potuto salvare. Ti prego, perdonami. Va tutto bene, sono sicuro che non fosse colpa tua. Grazie. Il minimo che posso fare è darti questo. La collana di Aurora. L'abbiamo tenuto, ma. Ah, giusto, perché ci hanno detto gli spiriti che gli oggetti delle streghe ci possono aiutare a rompere la barriera che porta alla chiesa. Ok, probabilmente il finale del gioco allora sta proprio nella chiesa. Cioè, sarà un'ultima area di gioco, immagino, in cui andranno fatte delle scelte. Dovrebbe essere capace di rompere la barriera per l'uscita. Ti serviranno però un totale di 3 artefatti per poterla rompere. Una volta fatto ciò, dovresti trovare una chiesa. E lì c'è un passaggio segreto che ti potrà portare via di qui. C'è un'altra uscita, ma è troppo pericolosa. Scommettete che quella sarà l'uscita che dovremo raggiungere nella Insane Route? Ok. Una nebbia molto densa, impedisce di arrivarci a questa uscita. Quindi la tua unica speranza è di scappare attraverso la chiesa. Ti dovrò guidare attraverso il camino. Ok, non ho capito quest'ultima cosa. Comunque si fa molto interessante la cosa. E sarà che ho giocato ad Undertale da poco, ma il fatto che si possa scegliere tra Sane Route e Insane Route mi fa fare un parallelo, purtroppo, per fortuna, tra i due giochi. Ora vabbè, non voglio paragonare Mario Music Box ad Undertale, nel senso, però il fatto che tu possa fare una via in cui cerchi di fare del bene, più o meno. Poi ora, oddio, relativamente in questo caso, uno in cui cerchi di fare del male, è una cosa appunto che ricorre in entrambi i giochi. Hai ottenuto la lettera di amore. Caro Marchionne, volevo solo farti sapere quanto ti amo. Ti voglio nella mia vita, voglio che tu mi regga la mano. Voglio sentire i tuoi baci, i tuoi abbracci, voglio essere il tuo tutto. E spero che questa. So I hope with this letter. Spero che con questa lettera tu possa capire i miei sentimenti che provo verso di te. Voglio che siamo una coppia perfetta, quindi accetta i miei sentimenti, ti prego. Accetta il mio amore, da Aurora. Lettera che scommetto non gli ha mai dato. Ok, qua non funziona niente, ovviamente, non c'è nemmeno l'acqua. Dai, Naoni, questa si sarebbe aperta. Taki, sempre. Oh, ciao. Perché sei qua dentro? Non dovevo leggerla, vero? Porca puttana. Ma che cazzo ne so? Ma scusa, sono andato lì, ho letto una lettera. Mo' non potete aver messo una zona solo per uccidermi. Che bastardi. Adesso sei il mio segreto. Nessuno avrebbe dovuto. Ma come nessuno? Ma l'ho letto prima. Cioè, nessuno avrebbe dovuto saperlo se non lui. Ma io sono Marchionne, hai detto. Non so di cosa stai parlando. Non te l'ha mai detto nessuno, non dovresti curiosare nelle cose degli altri? Non vuol dire nulla sta cosa comunque. Potrei assomigliare a Marchionne, ma so che non sei lui. Prima hai detto il contrario, bastarda. Aspetta, è tutto un misunderstanding. Tutto un. No, dei ragni. No, aiuto. Che sono quelli ragni? Non sembrano amichevoli. No, dovrei andarmene via. Ah, fa male. Mi ha forse morso uno di loro? Dannate pesti. Perché brucia così tanto? Non è velenoso, giusto? Oh cavolo, sta diventando tutto rosso. Eh sì, Thanos ha schioccato le dita. Non mi sento così bene. Sto cominciando a sudare e il mio stomaco mi fa così male. Bleh. Mio stomaco. Devo prendere fiato e calmarmi. Minchia, che descrizione. Ho messo la mia mano davanti alla bocca nella speranza di trattenere tutto quello che voleva uscire. Ho cominciato a usare il muro come supporto, ma il mio corpo si faceva sempre più debole.
Oh, ma che schifo, dai, ho tentato con entrambe le mani di non far uscire il vomito. È stato inutile perché ho cominciato a vomitare, va bene. Il putrido, verde e caldo liquido è uscito dalla mia bocca, spruzzando dappertutto nella stanza. Jessica, nani the fuck? Che brutta descrizione. Sono caduto sulle mie ginocchia, e non avevo la forza di stare in piedi. Ho continuato a vomitare fino a che non potevo più vomitare. Perché? Tutto è diventato offuscato, va bene. Sono caduto di nuovo in una piscina, una pozza dei miei liquidi corporei. Tutto si stava muovendo in modo confusionario intorno a me. Ho cominciato a respirare sempre più lentamente fino a non riuscirci più. Sono molto belle le morti, nel senso che sono studiate bene per riuscire a metterti a disagio, però non le annacquare così tanto, non descriverle così tanto a lungo, alla fine è fastidioso. La sensazione bruciante ha continuato ad andare avanti fino a che il mio cuore non ha lentamente cominciato a smettere di battere a causa della mancanza di ossigeno. Sentite che parafrasi. Vabbè, ho gridato un nome nella speranza che potesse salvarmi. Luigi. E muore, va bene. Solo per curiosità, perché ora concludiamo. Da dove riparto? Era il file 2, vero, che avevamo interrotto? Sì. Quindi quella non la leggo, certo, non la leggo. E allora salviamo. Salviamo qui, vai. Allora, ragazzi. Questa era la dodicesima parte di Mario di Music Box Arc. Sta diventando molto intrigante, molto divertente. Come vi ho detto già qualche parte fa, cioè, gli episodi usciranno ogni martedì e sabato della settimana, a meno di cose strane. Quindi odio doverlo dire, ma se volete avere la certezza di beccare gli episodi quando escono, iscrivetevi. E sì, se, vabbè, se volete attivate quella campanellina, che non so nemmeno se serve. Chiusa piccola parentesi. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, comunque, dove non lo so, cercheremo gli altri artefatti di queste streghe per cercare di arrivare a questa chiesa. Anche se mi piacerebbe comunque provare a cercare l'altra uscita solo per vedere che succede. Anzi, ci sta che sia il turning point, diciamo, di questa route, vedete? Vabbè, lo scopriremo poi. Qua è tutto dal vostro Katema. Ci vediamo alla prossima parte. Peace!